Carmelo Amente, un'iniziativa forte, lo sciopero della fame, che cosa, l'ha spinta a prendere questa decisione e ad intraprendere questa iniziativa così forte? Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto l'esasperazione. Ormai siamo tutti morti dentro qui. E dopo un anno noi ci ritroviamo di nuovo punto e a capo, come se tutti i sacrifici di un anno non fossero serviti a niente, in uno stato inefficiente, uno stato latitante. Burocrazia che non si finisce, competenze tra gli organi istituzionali. Io sono stufo, non mi aspetto niente da questo mio gesto. Se riesco a smuovere qualche coscienza, bene, ma io l'ho fatto per me stesso, per mia figlia, per mio nipote. Essere da esempio. È possibile che uno arrivi a 70 anni e deve prendere delle iniziative che dovrebbero prendere i giovani, che ormai vivono in un sistema social, in un sistema di informazione mediatica, tutti pervasi dalla paura e chi se ne frega. Questo è un paese ormai allo sbando. Non lo cambierò io, indubbiamente, ma io mi sono sentito in dovere di questa iniziativa. Cosa mi aspetto? Niente di più. Ma andrò avanti ad oltranza, perché la norma varata è ingiusta. Ischia doveva avere uno status diverso. Ischia, Capri, Procida. Non è possibile che si chiuda la Campania in toto e in Lombardia si chiude un comune, un altro comune giallo, uno è rosso. Andava fatta a macchia di leopardo. Ischia non è così invasiva. Non capisco perché noi dobbiamo rientrare in una realtà come quella di Castellammare, Pompei, Cicciano e che ne so io. Questo è, io combatto la norma, non l'istituzione, che è cosa diversa. Io sono un disobbediente civile, non violento. Ma tutta questa dragoneria, a cosa serve dopo un anno? Hanno dimostrato che non serve a nulla. L'autotutela rimane. Io non sono un negazionista, assolutamente. Ma però dico che tutte le norme che hanno preso sono inefficienti. Purtroppo questo è un paese che non ha futuro, neanche per i giovani, ma soprattutto per Ischia. Sinceramente, per la sua attività è preoccupato, in questo momento è fermo oppure sta protestando anche da questo punto di vista? No, io ho aperto il negozio. Da quando hanno dichiarato zona rossa, io ho aperto il negozio. E mi assumo tutte le mie responsabilità. Facciano come gli pare, mi multino, mi arrestino, facciano come gli pare. Io continuerò lo sciopero della fame contro la norma. Io non attacco le istituzioni assolutamente, benché dovrebbero essere un po' alleggerite, un po' più, vabbè, ci sarebbe tanto da dire a riguardo. Ma soltanto io combatto la norma. Non esiste, per me è un'ingiustizia e come tale io sono un disobbediente, civile, non violento. Pago di persone e mi assumo tutte le responsabilità. Punto.